Colle Faunera 2481. Questa è degna della Francia, è simile, molto simile alle zone francesi che trovavamo nella zona del Verdon. Guardate che pareti di rocce. Wow. Ok, abbiamo girato per Marmora Carosio e saliamo di nuovo su un'altra Alpe. Scolliniamo in mezzo a quest'altra laterale secondaria per ricollegarci poi alla valle principale del Colle della Maddalena. Questi sono passaggi degni di nota. Guardate qui, signori, che spettacolo questa valle. Questa è proprio una gola. Che furgoni meravigliosi che girano in queste zone, è proprio wild, veramente bellissimo, bellissima ragazzi. SP113, segnatevela e cercatela su Google Maps, perché questa è veramente bella. Guarda che passaggi. Oh, che meraviglia. Wow, questa è proprio una vera e propria gola italiana, perché di solito le ammiriamo in Francia, in Italia ce n'è, però sono rare. Francia invece, ovunque ti giri ci sono gole. Marmora, eccoci qui, ci accoglie questo fiume, accanto a noi questo torrente bellissimo. Che colori. Canosio, non Carosio. Adesso vediamo dove proseguire, perché non c'è indicato Vinadio, quindi devo capire dove dobbiamo girare. Allora, Rifugio Gardetta. Ah, ok, sì. Di qua praticamente si passa dal rifugio dalla Gardetta. Proviamo, vediamo fin dove si può arrivare. Qua è bellissimo. Canosio, vediamo. Siamo a 1225 metri sul livello del mare. Canosio è patrimonio geologico italiano, posto veramente che si vede che è particolarmente rigoglioso. Andiamo su al Col de Preit. Questa è la SP283. Ragazzi, questa è bellissimo, cioè è un posto veramente incantevole. C'era un camping con tantissime tende a forma di quelle degli indiani, enormi, dove credo si possa fare una sorta di glamping. Mi informerò, perché venire qua a dormire in mezzo a sta vallata è veramente spettacolare. Canosio, bellissima questa strada, tutta asfaltata nuova tra l'altro, almeno per questo pezzo, per questo primo pezzo. La prima tratta sotto è bellissima. Comunque 3,5 km dovremmo essere a Preit, e poi proseguendo c'è l'altopiano della Gardetta, che ho sentito che è chiuso sabato e domenica, quindi al massimo torniamo indietro, vediamo un po' quali sono le soluzioni di viabilità. Però è un peccato perdersi anche solo questa parte iniziale, davvero strepitosa, strepitosa. Guardate che vallata.
Che belli, ragazzi, ci sono degli scorci bellissimi. Madonna mia, che spettacolo geologico davvero. Guardate le rocce stratificate, carsiche. Bellissimo, bellissimo. Questo ci vede, sì. Tanta roba, tanta roba. Gata Pian Pret. Guardate che panorama. Madonna, guarda sta roccia. Sembra che debba cadere da un momento all'altro. Ok, Borgata Preit, 1540 metri, zona abitata, c'è scritto rallentare, c'è una chiesa, un bar. Wow, che paesino meraviglioso. Abbeveratoio, lavatoio, come in tutti questi paesini. Guardate quanta acqua che sgorga da questa valle, mamma mia, che bello, ragazzi, bellissimo, bellissimo. Chissà che passeggiate che ci sono qua. Ho visto un ponte di legno che attraversava quel torrente, e boschi meravigliosi. Altra area camper qua lungo il torrente, cioè, ma che spettacolo che è sto posto. Eccolo qua, a 500 metri barriera di controllo accessi al colle del Preit, a semaforo rosso, accesso bloccato. Credo che sia assolutamente bloccato oggi, però vediamo, perché magari è solo bloccata l'area dell'altopiano della Gardetta, ma al colle del Preit ci si può arrivare. Non lo so questo, ma a breve lo scopriremo. Guardate che scenario, ragazzi, bellissimo, bellissimo, con sotto a fianco il torrente che resta a farci compagnia. La strada è stretta, è molto stretta, ma è meraviglioso lo scenario, mamma mia che bello. Questo è il punto più bello visto oggi, indubbiamente, bellissimo. Col del Preit. C'è anche un lago, il lago nero, si va su. Allora vediamo dov'è, eccolo qui, infatti è rosso, ragazzi. Non si può andare su con i veicoli a motore, c'è la sbarra chiusa. Quindi torniamo indietro, divieto di transito. Sappiate che se venite qui sabato e domenica troverete chiuso. Avevamo già preventivato con Mirko questa soluzione di provare al massimo tornare indietro, però era un peccato non vedere questo posto, perché ci tornerò assolutamente, e ovviamente bisogna prendersi un giorno di ferie per chi come me lavora, è lavoratore dipendente. I paesaggi e le emozioni sono appena iniziate, andiamo verso il colle della Fauniera. Mi informerò anche se si può fare campeggio libero, e è interessante, potrei proporlo a dei miei amici che hanno, guardate che show, che hanno una Jeep Wrangler e loro fanno questo tipo di avventure. Potremmo venire qua insieme, stare 2-3 notti con un paio di giorni di ferie in settimana, visitare l'altopiano della Gardetta, tornare in questo posto magnifico. Credo che dopo settembre sia già tardi, perché qua siamo comunque sopra i 1500, quindi bisogna approfittare della stagione calda, e perché poi qua butta sicuramente neve, freddo, ghiaccio di notte, siamo proprio in mezzo ai monti. Guardate che scenario, che valle fantastica, incredibilmente bella, davvero sto passaggio qua è bellissimo. Campeggio Low Dow, cioè guardate che strutture che vi accennavo anche prima, tutte tende indiane, ma sono enormi dal vivo.
molto molto suggestive, particolare. Canosio, appena all'inizio di Canosio. Adesso allo stop dove abbiamo girato per il Pian de Preit, invece svoltiamo a destra e proseguiamo per la zona della Marmora. Ragazzi, queste sono strade che dovete fare questo movimento su Google Maps, allargare, allargare, perché non ve le fa vedere fin quando non ci siete sopra. Strade proprio sconosciutissime. Questa ci porterà a De Monte. Lessi lì, un cavallo là, burrone di qua. Vende. Siamo sopra Colle Esischie, da località Tolosano al Colle. Allora, vediamo qua dove si va, credo si prosegua. Qua c'è il lago Resile. Resile, non so come si pronunci, c'è una località. Che strade, ragazzi, che strade. Guardate che posti. Allargare, allargare su Google Maps e si trovano questi posti. Madonna mia, impervio. No, vabbè ragazzi, anche qua c'è la meraviglia, la meraviglia. Guardate questi cagnolini, questo cucciolo che si confonde. Madonna, che bello, che bello sei insieme alle capre, bellissimo, che bello. Poi ragazzi, mi è appena mancato il mio cane, una tristezza infinita, infinita. 14 anni insieme, ciao Pippo. Cerchiamo di svagarci, va. Questo, ragazzi, è l'adventure che potete fare con moto maxi enduro che pesano oltre 250-270 kg, perché sono strade semi asfaltate, con panorami incredibili che attraversano luoghi semi incontaminati. Guardate un po' come sono ridotte, quindi la sospensione della maxi enduro fa il suo lavoro. Usate, diciamo, la moto per quello che è stata pensata, oltre al touring, in sicurezza. Quindi un ottimo itinerario, veramente meravigliosa anche questa parte che scende poi a De Monte. Mamma mia, bellissimo. Dal Colle di Saint Père, Elva, la zona dell'altopiano della Gardetta, del Preit, e questo colle che non mi ricordo il nome, Elsechiele, non mi ricordo. È meraviglioso, tutto quanto un giro che ho da fare in giornata, ovviamente a parte i trasferimenti da dove arrivate. Noi qua ci siamo arrivati intorno alle 11 di mattina e sono 4 ore che giriamo, no di più, 5 ore che giriamo in mezzo a queste montagne. Sono le 4 di pomeriggio, ci sono 22 gradi, siamo a luglio, quindi cosa chiedere di meglio? A parte avere sto furgone davanti, se incrocia un'altra macchina qua la vedo dura. Ci sono dei tratti brevi, però non asfaltati, di vero e proprio sterrato, strada bianca, anche con sasso smosso. Siamo proprio in mezzo al nulla, signori. Guardate che rovine che ci sono qua. Now you begin again. Breaking up shouldn't be this hard. I just wanted a friend so you can keep your heart. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. Shortcuts that we can take, only way out is through. I promised you long ago to be your girlfriend, your girlfriend. But somewhere down. Figa, bellissimo. Stupendo, ragazzi.
Che posto pazzesco, bellissimo. Cioè qua è un incrocio tra il Baremone e non lo so, e il Passo della Lombarda, cioè è bellissimo. Che meraviglia il Piemonte. Cause I don't see the point, see the point. No, no. No more fights and no more debate. I'm out of ways to love you. No more shortcuts that we can take. Only way out is through. I promised you long ago to be your girlfriend. Your girlfriend. Guardate che scenario davanti a noi. Queste sono le valli interne piene di pascolo. Infatti ci sono le fassone, c'erano le pecore. Qua producono formaggi eccellenti. È solo un po' pericolosa la strada, bisogna veramente strettissima. Ma ragazzi, qua ho finito la batteria, adesso faccio un cambio batteria alla camera frontale. No ragazzi, mi fermo un attimo perché vi devo fare questa inquadratura. Cioè guardate che bello, siamo quasi in cima. Davvero ogni curva bisogna fermarsi a passo d'uomo, perché arrivano anche veicoli o moto oltre che le bici, per cui massima prudenza come sempre. Però che posto, che meraviglia, è incantevole. Ho cambiato la batteria alla camera frontale perché proprio nei momenti più belli come sempre si scarica. Guardate qui com'è dissestato, qua ci vuole una buona sospensione e un po' di luce da terra, perché sennò si tocca, ci sono dei punti dove l'asfalto proprio manca. Ma che passaggi ragazzi, guardate che posti, che posti. Qua sembra un po' il Baremone, cioè si è proprio in costa senza protezione. Guardate che show però che c'è qua, bellissimo, bellissimo. Madonna mia ragazzi, che paesaggi. Qua siamo sopra credo i 2000, perché vedo che là non ci sono più alberi. Siamo quasi a 2000 secondo me. Adesso vediamo se c'è qualche cartello che ci indica l'altitudine. Mamma mia ragazzi, ma guardate come si spostano le nuvole e che massi ci sono qua. Allora vediamo, vediamo se trovo l'altezza. No, comunque ci sono un sacco di indicazioni per le osterie, le pensioni e le B&B. qui c'è la Fausto Coppi, un monumento dedicato a Fausto Coppi. Che posti, che posto, veramente bellissimo ragazzi. Allora, questo è lo snodo, di qua si va a Castelmagno, mentre noi proseguiamo dritti per arrivare a De Monte. Che ne pensi Mirko? Che ne pensi? Che ne pensi? Bello, eh? Non avete salutato ancora Mirko? Ciao, ciao ragazzi, come sempre. Strade bellissime, panorami, bello, bello, sono felice. Bellissimo davvero, guardate come si spostano le nuvole, velocissime. Saremo a 2000? Sì. Penso di sì, anche di più. Sì. Siamo a 19 gradi. Sì, siamo sopra i 2000. Va bene, proseguiamo. Sono, vedo che c'è chiuso uno, invece gli altri sono aperti. Vediamo, come al solito, proviamo, se no torniamo indietro. Ma sì, dai. Guardate le nuvole. Che bello. Oh, qua hanno asfaltato, proprio in cima. Sembra asfalto recente. Vediamo quanto dura, molto poco. E non si vede neanche più niente ragazzi, perché siamo proprio dentro le nuvole.
ma credo che se qua beccate una giornata limpida c'è da rimanere con la mascella esposta. Bellissimo questo mezzo, il Guzzi, bellissimo. Non mi ricordo come si chiama, ma è il moto Guzzi da viaggio, diciamo. Tipo la Electra Glide della Harley Davidson. Bellissimo, mi fa impazzire quella moto. Qua mi ricorda il rifugio Venini. Strada in costa che taglia la cima con queste nuvole che salgono. Madonna, che show! Che show, ragazzi! Mi raccomando, iscrivetevi al canale. Qua fanno le foto intanto. Madonna mia, che bello! Cioè, sia da una parte che dall'altra c'è una meraviglia. C'è una meraviglia. Sarebbe il massimo se si aprisse il cielo. Tipo in quelle zone, guardate che show. Eccolo qua che si apre. Siamo sulla cresta, signori. Questo è il monumento a Pantani. Che luogo meraviglioso. Siamo arrivati al monumento Pantani, bellissimo. Colle Fauniera 2481. Ecco, mi sembrava di essere in quota. Faccio una donata. Fauniera, 2481 metri, c'è il monumento a Pantani, siamo su uno dei colli più belli di queste zone meravigliose in Piemonte, nel Cunense. Adesso proseguiamo in questa sterrata che sembra ben battuta qua alle mie spalle e scendiamo nella zona di De Monte, nella zona di Vinadio. Un'Alpe che lascia senza parole, ragazzi. Ho appena finito di dronare, ovviamente esce il sole. Bello davvero, è uno dei più belli visti fino
stupendo. Davvero bellissimo sto posto. Che bel colle, meraviglioso ragazzi. Allora, ci hanno detto dei ciclisti piemontesi local che qua è più brutta, molto più sporca e c'è più sterrato. Però guardate che show. Cioè, sembra veramente un posto dimenticato dal Signore. Incontaminato, che meraviglia. Bellissimo, bellissimo. Che meraviglia, signori! Che posto, davvero! Piemonte top! Andiamo piano piano perché qua è molto stretta, anche se veramente stupenda, è una strada da fare a 30 all'ora. Guarda che grotta lì, ma che roba, molto sporca, molto sporca. Abbiamo 19 gradi qua sopra, sono le 5:20. No, ma questo qua è veramente eccezionale, ragazzi. Secondo me è più bello questo della Lombarda. È veramente adventure. E ci consigliavano domani, se avessimo tempo, ovviamente, di andare in Francia, che è meraviglioso. Se no, comunque abbiamo due opzioni: o fare la Lombarda e tornare, o fare la Maddalena e tornare. La Maddalena ci lascerebbe più tempo per poi magari fare anche le Langhe. Ostia, questo è grosso. Vai. Ragazzi, qua ci passiamo a pelo. Non c'è protezione, come vedete, strapiombo. Questa è una sorta di baremone. Per i miei gusti, questo è veramente tanta roba, ragazzi. E poi il bello è che, a parte percorsi di trekking, quello che offrono anche queste zone a livello culinario, a livello enogastronomico, insomma, ma anche scendendo di qua si incrociano strade anche veloci, cioè quindi c'è l'opzione, ti fai un'oretta di strada veloce, bella, asfalto bello, nuovo, tipo il Colle della Maddalena. E poi vieni su ad arrampicarti in mezzo a queste rocce. Guardate che colori, cioè bianche, rosa, tutte calcare. Fantastico, fantastico. Qua ci sono dei fiori di colori imbarazzanti: viola, lilla, gialli, blu. È una meraviglia, signori. Ovviamente nuvole passeggere vanno e vengono. Allora, qua sì, dobbiamo proseguire. C'è una marmotta lì, non so se in video si vede, è proprio qua a 10 metri. Adesso si è fermata, è scappata su. Bellissima, è grossa quella, eh? Si sta muovendo. E qua sarà pieno. Ok ragazzi, qua inizia tutto lo sterrato, anche in questo
giro includiamo un po' di off-road. Ho messo la mappa off-road, non quella pro, perché mi tengo attivato l'ABS anteriore. Qua c'è proprio sassaiola, però rimane abbastanza in piano per ora, vediamo un po' come prosegue. Sembra ben battuta in questa prima parte. Ok, poi torna un pezzettino di asfalto messo male. No, vabbè, praticabile, dai. Niente di drammatico. Qua c'è un rifugio. Che panorama, ragazzi, bellissimo. No, ragazzi, ma qua è la facciata delle mucche. Quante sono? Guardate quante sono, cioè occupano tutta una costa di montagna, tutta fassona. No, ma sto posto è incantevole davvero. È un raduno di GS. Che meraviglia. No, ma guardate che posto, ragazzi, ma cos'è? Guardate che passaggi incredibili. Qua ce n'è uno in mezzo alla strada. Guarda i vitelli, ciao! Guardala, guardala, guardala! La marmottona! Dove è andata? Si è nascosta sotto sto sasso! Era grigia questa, bella! Meraviglioso, veramente lunare. Avevo pochissime aspettative, ragazzi, ma è un giro tra i più belli, veramente bello, bello, bello. Consigliatissimo. Allora, qua saremo quasi scesi sotto i 2000, ma ci sono ancora tante tante nuvole. Credo che a breve ne usciremo, perché stiamo scendendo, ma la valle rimane ancora qui eccezionale, veramente un colpo d'occhio fantastico qua sotto. Guardate che strada, la strada che si inerpica, si destreggia sinuosa tra queste rocce meravigliose. Mamma mia, ragazzi, che posto! Siamo scesi sotto le nuvole, siamo a 13 km da De Monte, la località dove sosteremo questa notte. Adesso vi faccio vedere la struttura, poi andiamo a cena. E domani vediamo, stasera faremo un briefing per capire che strade fare. Ragazzi, eccezionale, questa qui è in stile Baremone, assolutamente adventure, senza protezioni, con parti di sterrato breve, cioè ci saranno in totale un paio di chilometri di sterrato spezzettato, cioè 100 metri, poi asfalto, poi 50 metri, poi asfalto.
in tutto nell'arco di 40 km di strada meravigliosa, e in cresta c'è un panorama lunare più bello secondo me del Baremone, anche se il Baremone ha un fascino particolare, anche quello molto scenico, ma qui è più lunga la strada, è tanta, 40 km di meraviglia e di adventure puro. Servono pneumatici semitassellati almeno, per intenderci uno Pirelli STR va benissimo, uno Scorpion Rally, e una buona sospensione, una discreta luce da terra, perché ci sono degli avvallamenti, è una strada da fare tutta a 30-40 all'ora, strettissima. Suonare il clacson dove ci sono curve cieche, perché salgono pick up, jeep, moto, bici, di tutto in senso opposto, e un attimo fare un frontale, quindi massima prudenza, pieno di animali, marmotte, abbiamo visto tantissime mucche, vitelli, pecore, asini, tutti al pascolo in queste meraviglie. Siamo scesi, siamo arrivati a De Monte e come vedete qua c'è un sole magnifico, ovviamente in quota le nuvole si aggomitolano, si fermano contro le cime, le vette più alte. Adesso cerchiamo la struttura e andiamo a mangiare. Ragazzi, siamo arrivati in stanza, dopo vi faccio vedere anche l'interno. Adesso andiamo a mangiare un boccone, abbiamo prenotato in questo agriturismo che ci ha consigliato il padrone della struttura che ci ospita stanotte. Ragazzi, siamo in struttura, abbiamo mangiato, struttura bellissima, pulita, molto moderna, un bagno eccezionale, adesso vi faccio vedere. Siamo stanchissimi, abbiamo fatto una giornata meravigliosa. Adesso ci riposiamo e ci vediamo domani per il giro in Francia con il Mirko. Ciao Mirko! Room tour velocissimo, questo è il bagno, accendiamo la luce, se riesco. Guardate che bello il bagno, tutto moderno, molto pulito e accogliente. C'è tutto, anche il bidet, perché non siamo ancora in Francia. Qua c'è Mirko che dorme e lì abbiamo messo già in carica tutto, drone in carica, pronti per domani. Vi ringrazio se avete visto il video fino a questo punto, lasciate un like se vi è piaciuto e iscrivetevi se vi fa piacere e se non l'avete ancora fatto. A presto, ciao!